io sono un fisico del clima, mi occupo soprattutto della parte, diciamo, fisica di tutta questa tematica dei cambiamenti climatici. Oggi volevo darvi prima una introduzione su quelli che sono le cose che sappiamo e che non sappiamo su questa tematica, sui rischi associati ai cambiamenti climatici. Il titolo Antropocene è del tutto appropriato perché stiamo vivendo. Il nostro pianeta sta vivendo un periodo assolutamente eccezionale da quel punto di vista, perché per la prima volta, diciamo, l'effetto delle attività umane si può vedere sul clima globale. E poi parlerò un po' di quello che ci aspettiamo per il futuro e di quello che si può fare per, come dire, evitare quella che molti chiamano la catastrofe climatica, ma insomma. Evitare il peggio, diciamo così. Allora, vediamo. Prima di tutto, volevo ricordarvi che il sistema climatico è un sistema estremamente complesso, incredibilmente complesso. Perché quando si parla di clima, non si parla di sistema climatico, non si parla solo di atmosfera, ma si parla di un sistema che comprende tante diverse componenti che interagiscono fra di loro, tra l'altro in maniera molto complessa, generalmente non lineare, a volte non si può capire bene quali sono le risposte di questo sistema. E qui vedete le varie componenti, c'è l'atmosfera, gli oceani. Quella che chiamo chemosfera, quindi la composizione chimica, i ghiacci, la biosfera, e appunto diciamo, dall'inizio dell'era industriale, quella che io chiamo antroposfera, diciamo che è l'inizio di quello che viene chiamato antropocene, un termine coniato incidentalmente da un grande fisico, un grande chimico del clima. Paul Crutzen, che ha vinto il Nobel per la chimica, per le sue ricerche anche sul buco dell'ozono, che è un'altra delle espressioni dell'antropocene, molto importante, tanto quanto quella dei cambiamenti climatici. Ne parlerò brevemente. Per capire quello che sta succedendo oggi, bisogna un attimo però, penso che. Forse Mario Tozzi avrà già parlato di questo o qualcun altro, insomma, andare un attimo a rivedere quello che è successo nel passato. Quella che vedete qui è una figura che vi fa vedere come facciamo a ricostruire uno dei metodi che abbiamo per ricostruire i climi passati, che è l'analisi di questi carotaggi di ghiaccio, soprattutto l'analisi delle bollicine di aria che vengono catturate dal ghiaccio. Quando questo si forma, da questa analisi si può andare indietro nel tempo e avere alcuni indicatori di come sia la composizione atmosferica sia appunto alcune caratteristiche del clima sono mutate in passato. Quindi vedete, se vedete il cursore, vedete per esempio l'andamento dell'anidride carbonica, del metano e di alcuni indicatori di temperatura. Come il deuterio o l'ossigeno 18. Noi siamo più o meno qui, zero, e andiamo indietro nel tempo, in questo caso circa 600.000 anni. Questi sono i risultati di un progetto internazionale chiamato EPICA, in cui incidentalmente hanno lavorato anche diversi ricercatori italiani. E vedete che in passato, circa diciamo negli ultimi 2 milioni di anni, il clima si è evoluto. Con queste migrazioni da periodi glaciali e periodi interglaciali dovute ad alcune piccole variazioni dell'orbita terrestre, come l'eclittica, la precessione degli equinozi e così via. L'ultima era glaciale, questi hanno vari periodi, che vanno da 20.000 ai 100.000 anni. Il picco dell'ultima era glaciale è stato circa 20.000 anni fa. Scusa Filippo, io almeno non vedo il tuo cursore. Forse per comodità di tutti, forse dovresti cambiare la modalità del cursore. Se lo metti, sai, ci sono quei tastini lì in basso a sinistra della schermata di PowerPoint, e uno dovrebbe darti la possibilità di mettere il cursore laser, forse quello lì con i pallini. Screen, no, vediamo questo. Cos'è questo? Ah, laser pointer, ecco. Esatto. Lo vedete adesso?
ora sì, grazie. Ah, perfetto, grazie. Non lo sapevo questa cosa, quindi ecco, ho già imparato qualcosa. Non funziona quando c'è la condivisione dello schermo. Esatto, 20.000 anni fa, più o meno il tempo dei mammut, insomma, chi ha visto il film L'era glaciale, insomma, più o meno si parla di quei tempi lì. Dopo per circa 10.000 anni le temperature sono salite. Circa 10.000 anni fa abbiamo raggiunto l'inizio dell'ultimo periodo interglaciale e adesso siamo verso la fine di questo periodo. Normalmente, quindi, se non ci fossero gli esseri umani sulla Terra, piano piano andremmo verso la prossima era glaciale nel corso dei prossimi 20, 30, 40 mila anni, quindi è un qualcosa di cui preoccuparci in maniera, almeno non noi. Se non che, come avete imparato dalle lezioni passate, gli esseri umani sulla Terra ci sono e dall'inizio appunto dell'era industriale, quindi del periodo che chiamiamo Antropocene, hanno cominciato a emettere in atmosfera tutta una serie di componenti chimiche che ne stanno alterando il funzionamento. Uno di questi, uno dei problemi legati appunto all'iniezione in atmosfera di componenti chimici, diciamo così, artificiali, è quello che menzionavo prima, il buco dell'ozono, quello che viene conosciuto generalmente come buco dell'ozono. Lo menziono non perché abbia niente a che fare con i cambiamenti climatici, ma perché, diciamo, è un esempio di un grandissimo successo della scienza, diciamo così, al servizio dell'umanità. Per chi non sa la storia del buco dell'ozono, questo è un fenomeno che è stato scoperto quasi per caso. Sta facendo delle misure di ozono stratosferico, come sapete, diciamo al di sopra, la parte più bassa dell'atmosfera, circa 10-15 mila metri, quella dove avviene il tempo meteorologico, si chiama troposfera. Al di sopra di questa troposfera esiste uno strato molto stabile che si chiama stratosfera, che contiene delle quantità molto elevate di un gas che si chiama ozono, che viene prodotto dalla fotolisi dell'ossigeno, e l'ozono ha questa importantissima caratteristica di assorbire raggi ultravioletti che altrimenti arriverebbero sulla Terra e sulla superficie della Terra, e sono molto dannosi per i tessuti, per esempio portano il melanoma, distruggono le piante e così via, come probabilmente sapete. Allora, negli anni 80 si stava misurando la quantità di ozono nella stratosfera e per caso ci si accorse che in Antartide c'era questa specie di buco nello strato di ozono, significa semplicemente una forte diminuzione delle concentrazioni di ozono, soprattutto in quest'area, ma cosa ancora più grave, c'era una diminuzione della copertura di ozono su tutto il globo. Poi per motivi dinamici particolarmente accentuata in Antartide. E fu subito lanciato un forte, come dire, warning, un forte allarme, appunto perché l'ozono è importantissimo per la vita sulla Terra, e la comunità politica in quel caso lì reagì in maniera immediata perché la scienza capì le cause di questa deplezione dell'ozono. Era soprattutto legata alle emissioni di clorofluorocarburi, sostanze chiamate clorofluorocarburi, che si usavano per gli impianti di refrigerazione, per le bombolette spray e così via. E praticamente in pochissimo tempo ci fu un accordo internazionale, Montreal mi sembra, non mi ricordo esattamente l'anno, 89, qualcosa del genere, in cui questi gas furono eliminati e furono sostituiti, c'era una soluzione tecnologica e, come avete sentito anche in alcune notizie recenti, diciamo, la diminuzione, la deplezione dello strato di ozono si è fermata e piano piano, perché c'è sempre una certa inerzia in questi fenomeni, stiamo tornando ai valori pre-industriali. Quindi questo, come dicevo, è stato un grandissimo successo della scienza. E altri gas che stiamo emettendo in atmosfera sono i cosiddetti gas ad effetto serra, o chiamati anche gas serra. Per chi
non abbia chiaro che cos'è l'effetto serra, lo spiego rapidamente. Diciamo, il motore del clima della Terra è la reazione del cliente dal Sole. Normalmente la nostra atmosfera è semitrasparente alle reazioni solari, alla reazione solare, almeno quando non ci sono le nuvole. Quindi questa reazione riscalda la Terra. La Terra ha bisogno, come tutti i corpi, ha bisogno dei meccanismi di raffreddamento, altrimenti la temperatura continuerebbe a salire indefinitamente. E fra questi meccanismi c'è l'emissione di radiazione infrarossa, quindi radiazione a lunghezza d'onda maggiore di quella visibile, radiazione non visibile all'occhio umano. Se non ci fosse l'atmosfera, questa fuggirebbe nello spazio indisturbata e la temperatura della Terra sarebbe sui 30 gradi più bassa, quindi non particolarmente piacevole. Se non che per fortuna c'è l'atmosfera e per fortuna in atmosfera ci sono questi gas a effetto serra, che hanno la proprietà di assorbire una parte di questa radiazione infrarossa. Anche loro devono raffreddarsi, quindi la riemettono, però la riemettono in tutte le direzioni, quindi sia verso lo spazio che verso la superficie, quindi una parte di questa radiazione infrarossa viene, come dire, trattenuta nella bassa atmosfera e quindi riscalda la superficie e l'atmosfera, diciamo, gli strati più bassi dell'atmosfera, chiamati appunto troposfera. Quindi di base questi gas sono positivi per lo sviluppo della vita sul pianeta. I principali gas serra li vedete qui. Il vapor d'acqua, in realtà è un gas serra molto importante, vedremo perché. L'anidride carbonica, anche dal punto di vista di quello che sta accadendo ora, è forse il gas più importante. L'ozono, che è un gas serra, il metano, il diossido di azoto e poi i clorofluorocarburi. La cosa importante è che l'effetto serra è un po' un innesco, innesca tutta una serie di processi di retroazione che tendono ad amplificare questo fenomeno di riscaldamento. Qui ne menziono qualcuno, qui ce ne sono, ne vedete quattro, menziono solo i primi due, che sono più semplici da spiegare. Il primo è legato al vapor d'acqua. Processi di retroazione, che in inglese feedback, significa che si autoalimentano. Un'atmosfera più calda in genere contiene più vapor d'acqua per una legge che si chiama legge di Clausius-Clapeyron, quindi se io riscaldo l'atmosfera aumenta anche l'evaporazione degli oceani, quindi aumenta il contenuto del vapor d'acqua in atmosfera. Il vapor d'acqua è un gas serra, quindi riscalda, aumenta la temperatura, ancora più vapor d'acqua e così via. Si innesca questo processo di feedback. Un altro è legato all'albedo dei ghiacci. Con il riscaldamento dell'atmosfera c'è lo scioglimento dei ghiacci. I ghiacci, come sapete, riflettono gran parte della luce solare, circa l'80%. Se io fondo questi ghiacci, si scopre la superficie che è sotto i ghiacci, che è meno riflettiva, quindi assorbo più radiazione solare, riscaldo questa superficie, fondo ulteriormente dei ghiacci, scopro superficie, fondo ed è un altro di questi fenomeni di feedback. Li menziono perché questi fenomeni sono fondamentali, perché tendono ad amplificare quello che è l'effetto serra legato al semplice aumento dei gas serra. Se i gas serra sono buoni, voi direte perché ci preoccupiamo così tanto di questo fenomeno dei cambiamenti climatici. Il problema è questo. Questa è la curva più importante per quanto riguarda la tematica dei cambiamenti climatici, ed è la concentrazione, sono misure di concentrazione di anidride carbonica in una stazione che si trova sulla cima di questa montagna in una delle isole delle Hawaii, che si chiama Mauna Loa. In questa stazione uno scienziato molto famoso, purtroppo scomparso qualche anno fa, Charles Keeling, fin dagli anni 50 aveva cominciato a misurare la composizione dell'atmosfera e fra i vari gas che la compongono, quindi ossigeno, azoto e così via, anche la quantità di anidride carbonica. E già negli anni 70 lui si rese conto che questa quantità stava aumentando, queste oscillazioni sono dovute al ciclo stagionale della biosfera, e le misure ci mostrano che le quantità di gas serra sono continuate ad aumentare. Per darvi un'idea,
questa è la quantità di CO2 negli ultimi 10.000 anni, vedete abbastanza piatta, attorno alle 270 parti per milione, quindi 270 molecole di CO2 per milione di molecole di atmosfera, non ce n'è tanta di CO2, ma ha un grande effetto. Questo è quello che sta succedendo ora. Come vedete, un aumento in 100 anni di circa 50%, perché si passa da 280 parti per milione all'ultima misura dello scorso anno, era 421. Questa roba qui non è mai accaduta nella storia degli ultimi 2 milioni, dai 2-3 milioni di anni. Quindi già solamente questo grafico ci dice di quanto l'antropocene stia cambiando la storia del clima della Terra. Questo è un altro gas serra molto importante, è il metano, che è aumentato da valori preindustriali di 750 parti per miliardo. Ce n'è molto di meno di metano, ma ha un effetto serra molto forte. C'è qualche microfono acceso, penso. Il metano è aumentato da valori attorno ai 750, addirittura più di 1750. Anche questo non è mai successo nella storia della Terra. Oggi siamo sicuri al 100%, senza nessuna ombra di dubbio, che questo aumento dell'anidride carbonica è dovuto essenzialmente all'uso di combustibili fossili, quindi petrolio, carbone e gas naturale. Questo aumento di metano è dovuto a due fattori. Uno sono le perdite di metano quando questo viene estratto, per esempio con il fracking. Non so se qualcuno ne abbia parlato, ma ne parlerò brevemente io. Oppure il metano è un prodotto della digestione degli erbivori, quindi soprattutto gli allevamenti intensivi per la produzione di carne. Quindi ripeto, questi fenomeni non possono essere spiegati da nessun fenomeno naturale e sono senza precedenti almeno negli ultimi 2-3 milioni di anni. Se aumentano i gas serra dovrebbe aumentare la temperatura. Qui vedete l'andamento delle temperature globali dal 1880 al 2022, diciamo il periodo in cui si sono fatte le stime della temperatura globale. Adesso non è che ci sia un termometro che ci dà la temperatura globale del pianeta. La temperatura globale del pianeta si stima mettendo insieme dati da centinaia di migliaia di stazioni meteo, boe, misure fatte in mare, dati da satellite e così via. Si mette tutto insieme, si omogeneizzano questi dati e diversi laboratori fanno delle stime di temperatura globale. Stime che in genere vengono espresse come delle anomalie rispetto a qualche periodo di riferimento, che in genere sono gli ultimi 20-30 anni del XX secolo, quindi vedrete valori attorno a zero. Zero è il periodo di riferimento. La temperatura della Terra è sui 15 gradi, non è 0 gradi. Questa è l'anomalia. Vedete che negli ultimi 100 anni abbiamo avuto un incremento di circa 1,1 gradi, anzi il valore è stato aggiornato a 1,2 gradi a livello globale. E due cose. La prima è che l'aumento non è costante, ma vedete tutte queste piccole oscillazioni di anno in anno, che vi faccio vedere con il cursore. Queste sono dovute alla variabilità interna del sistema climatico, a tutte quelle interazioni fra oceano, atmosfera e così via. Per esempio, se avrete sentito parlare del fenomeno del Niño, quando il Niño è nella sua fase positiva, la cosiddetta fase positiva, gran parte del Pacifico è relativamente caldo, allora questa curva schizza su. Per esempio c'è stato un forte El Niño nel 2016. L'opposto di El Niño è La Niña, succede un'oscillazione, quindi gran parte del Pacifico è relativamente fresco e quindi la curva schizza giù. Dico questo perché a volte succede che un anno è relativamente fresco rispetto ai precedenti, subito ci sono titoli giornali, il riscaldamento climatico si è fermato. In realtà, quando si parla di clima, si deve guardare a periodi lunghi di decine di anni. Su questi periodi sicuramente c'è un riscaldamento di circa un grado. Oggi, tra l'altro, siamo sicuri che la curva di aumento dei gas serra è legata a questa curva, nel senso che
Per la prima volta lo scorso anno, questo organismo internazionale di cui faccio parte ha affermato che inequivocabilmente sono è l'aumento di gas serra di origine antropica a produrre questo riscaldamento. Questo è quello che sta succedendo in Italia, sono misure dell'ISAC, che è un dipartimento del CNR, anche qui espresse come anomalie rispetto a un periodo di riferimento. Vedete che dall'inizio dello scorso secolo si va da circa meno 1 a più 1,5, quindi il territorio italiano si è riscaldato di più di 2 gradi, quindi più del doppio della media globale. Questo perché? Perché il Mediterraneo, per una serie di motivi che è un po' complicato da spiegare, è una di quelle che noi chiamiamo zone calde del riscaldamento globale, cioè zone particolarmente sensibili al riscaldamento globale. Quindi per noi che viviamo nel Mediterraneo questo problema è ancora più importante. Per darvi un'idea di che cosa vuol dire un grado, voi direte sì, un grado in 100 anni, che cosa vuol dire? In realtà a livello globale è un valore enorme. Quella che vedete qui è una ricostruzione delle temperature globali negli ultimi 2000 anni. Noi siamo qui. Questo è il cosiddetto periodo caldo medievale, che, come vedete, tutto sommato tanto caldo non è stato. Sono molti scettici che dicono che il clima del Medioevo era più caldo di adesso. Come vedete, questo non è assolutamente vero. C'è un'altra leggenda metropolitana che il clima al tempo dei Romani fosse più caldo di quello odierno, e come vedete da questa ricostruzione, che è la più accreditata, è un grande progetto internazionale in cui i risultati sono stati riportati in questo articolo di Nature. E questo è quello che sta succedendo adesso. Quindi vedete che quel grado in 100 anni, che sembra poco se uno lo prende così, visto nel contesto almeno negli ultimi 2000 anni, è qualcosa di assolutamente straordinario. L'antropocene è un periodo dal punto di vista climatico, per quanto riguarda la storia della Terra, del tutto straordinario, e lo vedremo andando ancora più indietro nel tempo. Quello che conta però non è tanto questo grado di aumento della temperatura globale, ma sono gli effetti climatici, diciamo, gli effetti che questo aumento della temperatura globale ha sulle componenti del sistema climatico. Perché poi sono questi effetti che influenzano le attività umane. Uno dei più importanti è lo scioglimento della fusione, scusate, scioglimento non è il termine appropriato, la fusione dei ghiacciai. Oggi sappiamo che quasi tutti i ghiacciai su tutti i continenti sono in fase di recessione, particolarmente sulle Alpi, tutti i ghiacciai alpini sono in fase di recessione, e un paio di anni fa abbiamo scritto un articolo in cui fino al 92% dei ghiacciai alpini potrebbero scomparire entro la fine del secolo, e addirittura tutti i ghiacciai al di sotto dei 3.000-3.500 metri sono in ogni caso destinati a scomparire, perché già con le temperature attuali e le precipitazioni attuali il bilancio di massa dei ghiacciai è negativo. Quindi purtroppo è un fenomeno molto grave, soprattutto molto grave perché i ghiacciai sono i nostri maggiori serbatoi di acqua dolce. Sapete, sul pianeta c'è tantissima acqua, noi ne possiamo utilizzare meno del 2%. Di questo 2%, il 65% è depositato nei ghiacciai. Quindi perdere ghiacciai significa perdere acqua, e di acqua già non ce n'è a sufficienza per tutti. L'acqua sarà, credetemi, il bene più prezioso dell'antropocene, dei prossimi, della fine, da qui fino alla fine di questo secolo. Un altro fenomeno è lo scioglimento dei ghiacci artici. I ghiacci artici a fine estate, praticamente gran parte della calotta artica, che a fine estate era coperta di ghiacci, oggi non lo è più. Circa solo la metà è coperta. Un problema fondamentale è quello della fusione dei ghiacci della Groenlandia. Qualcosa che sta accadendo soprattutto dalle zone costiere ad una velocità molto maggiore di quella che ci aspettavamo, per tutta una serie di problematiche anche legate all'inquinamento, che rende il ghiaccio più scuro e quindi più assorbente della luce solare. E questo è un grandissimo problema, perché allora vediamo un po' se è la prossima. Beh, ecco, se diciamo l'acqua
dei ghiacci in fusione defluisce nel mare e causa l'innalzamento del livello del mare. E negli ultimi 100 anni, queste sono misure di livello del mare globale, anche qui vedete tutte queste piccole oscillazioni di anno in anno dovute alla variabilità interna, ma vedete che più o meno attorno ai 20 centimetri. Se si sciogliessero tutti i ghiacci della Groenlandia avremmo circa 7 metri, 7 metri e mezzo di innalzamento del livello del mare, quindi anche qui a Roma penso che la situazione non sarebbe piacevole. Diciamo che non sono fenomeni che accadono in 10, 20, 30 anni, sono fenomeni che accadono in centinaia di anni, ma appunto Roma è stata lì per migliaia di anni e potrebbe non sopravvivere i prossimi 200-300, diciamo così, almeno se le cose continuano ad andare avanti come stanno andando avanti adesso. Il fenomeno dell'innalzamento del livello del mare è importantissimo perché chiaramente produce un danneggiamento delle coste, erosione delle coste, aumento di alluvioni, intrusione di acqua salina e così via, e sapete che metà della popolazione mondiale vive in grandi megalopoli costiere in condizioni degradate, quindi un giorno tutte queste popolazioni da qualche parte dovranno migrare e quindi possiamo renderci conto di che cosa potenzialmente questo può significare. L'altro fenomeno legato al riscaldamento globale è la cosiddetta intensificazione del ciclo idrologico. Che cosa vuol dire? Vi ho già detto che un'atmosfera più calda può contenere più vapor d'acqua, in più è più energetica, avendo temperature più alte c'è più energia. Se c'è più energia e più vapor d'acqua, quando piove tende a piovere più intensamente. Diciamo che tendono a crearsi quelle che vengono comunemente chiamate bombe d'acqua, molto più frequentemente e bombe d'acqua sempre più intense, proprio a causa di queste temperature e quantità di vapor d'acqua maggiori. Allo stesso tempo, cosa che ci vorrebbe un po' di tempo a spiegare, quindi non lo faccio, se qualcuno è interessato possiamo farlo offline, si allungano i tempi per innescare il processo della pioggia, cioè si allungano i tempi, diciamo, la lunghezza dei periodi secchi fra un evento piovoso e l'altro. Questo fenomeno si può riassumere con il fatto che piove meno frequentemente, ma quando piove, piove più intensamente. Cioè ci sono periodi secchi molto lunghi e poi però quando piove viene giù molto forte. Un po' quello che è successo l'anno scorso, se vi ricordate, con la grande siccità che abbiamo avuto, poi a ottobre abbiamo avuto quei clamorosi alluvioni nelle Marche e così via. E questo fenomeno appunto si chiama intensificazione del ciclo idrologico, porta paradossalmente ad un aumento di rischio sia alluvionale che siccitoso. È un fenomeno che si sta osservando un po' dappertutto, senza andare nei dettagli di questa figura, che viene dall'ultimo rapporto appunto di questo ente internazionale del 2021, e semplicemente fa vedere dove c'è un colore, significa che si sta osservando l'aumento di questi eventi meteo estremi, quindi vedete che sta accadendo un po' dappertutto. Vi faccio vedere solo questo. Questo è il numero di eventi cosiddetti catastrofali di carattere geofisico e meteoclimatico. Questi sono dati di una compagnia di assicurazioni, la Munich Reinsurance Company, anzi una compagnia di riassicurazioni. Se non lo leggete, questo è il 1980 e questo dato arriva fino al 2018. Non sono riuscito a trovare dati più recenti. Questo è il numero di eventi cosiddetti catastrofali. Il colore rosso mostra gli eventi di carattere geofisico, quindi sostanzialmente i terremoti. Vedete che il numero di terremoti, di grandi terremoti, non è aumentato negli ultimi 40 anni, fortunatamente. Tutti questi altri sono eventi di carattere meteoclimatico, quindi alluvioni, queste sono grandi tempeste, incendi, siccità e così via. Vedete che si va da un numero 200 negli anni 80 a circa 800 negli ultimi anni, cioè un aumento di un fattore 4 negli ultimi 4 anni, cioè un raddoppio ogni 20 anni, che dal punto di vista climatico è qualcosa di veramente eccezionale.
Qui ho messo insieme tutte quelle curve che abbiamo già visto, anidride carbonica, temperatura globale, livello del mare, il numero di eventi estremi, semplicemente per mostrarvi che queste curve hanno una cosa in comune, e la cosa in comune è che non solo sono tutte in fase di aumento, ma come abbiamo imparato dal Covid, avete visto tutte quelle famose curve di carattere esponenziale, anche in questo caso abbiamo delle curve non lineari, se non esponenziali, quantomeno più che lineari, quindi non solo la situazione non si sta stabilizzando, non solo sta peggiorando, ma sta peggiorando in maniera, diciamo così, sempre più grave. Quindi effettivamente ormai non si parla più di cambiamenti climatici, ma si parla di emergenza climatica, perché le cose stanno andando sempre peggio. Questo è quello che ci aspettiamo per il futuro, quello che i nostri modelli climatici, come quello che abbiamo a Trieste, ci dicono per il futuro. Senza andare a spiegare nel dettaglio questa curva, ci sono due scenari fondamentali. Uno è lo scenario dell'accordo di Parigi del 2015, in cui l'obiettivo è di contenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi rispetto a valori preindustriali, significa meno di 1 grado rispetto a quelli attuali. E ne parlerò fra un attimo. E lo scenario più preoccupante, che qui ha il nome di SSP5 8.5, ma insomma un po' così, è il cosiddetto business as usual, significa cosa succederebbe se continuassimo ad aumentare le emissioni di gas serra al ritmo attuale, per i prossimi 80 anni. Entro la fine del secolo avremo un riscaldamento di circa 4 gradi, quindi se già 1 grado era tanto, adesso vi farò vedere cosa vuol dire 4 gradi. Salto queste perché ne abbiamo già parlato e vedo che il tempo scorre abbastanza velocemente. Semplicemente voglio darvi un'idea di che cosa è l'antropocene. Allora, queste sono le temperature globali negli ultimi 11.400 anni, l'ultimo periodo caldo, come diciamo, l'ultima era glaciale è stata 20.000 anni fa, 5-6 gradi più fredda di oggi a livello globale, le temperature sono salite, abbiamo raggiunto il picco circa 10.000 anni fa, clima molto stabile per circa 5.000 anni, il periodo in cui si è sviluppata la nostra società umana, e poi abbiamo cominciato la lenta discesa verso la prossima era glaciale. Questo è quello che sta succedendo oggi. Quindi vedete che questo grado in 100 anni è qualcosa che non è mai accaduto, almeno durante non solo 2000, ma anche 11.500 anni, probabilmente non è mai accaduto in nessuno dei periodi caldi degli ultimi 2-3 milioni di anni. Questo è quello che succederebbe nel caso dell'accordo di Parigi. Quindi già nel caso dell'accordo di Parigi, che è il più ottimistico a cui possiamo pensare, il pianeta avrebbe una enorme perturbazione. Questo è il caso business as usual. Questo è tutto in scala, eh? Questi sono qua dai, mi sembra, 4,5 gradi di riscaldamento globale in altri 80 anni. Questa è una cosa che il nostro pianeta non ha mai visto prima. È un pianeta così interconnesso, così complesso, non si sa come può reagire. Ma qui la cosa fondamentale è questa: il pianeta, il pericolo non è il pianeta, nel senso che il pianeta ha visto cose anche peggiori, ha visto la scomparsa dei dinosauri, meteoriti, vulcanismo e così via. Il pianeta si adegua, si adatta, estingue delle specie, fa spostare foreste, deserti e così via. Il problema qui è che tutti quei fenomeni che abbiamo visto, livello del mare, eventi estremi, perdita di acqua e così via, diventerebbero sempre peggiori ed è la nostra società che farebbe grandissima fatica ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi in pericolo non è il pianeta, come molti dicono anche erroneamente, ma in realtà è quello che noi facciamo al pianeta e di conseguenza il pianeta fa alla nostra società. Tanti studi ci dicono che se si arrivasse a questo livello di riscaldamento globale sarebbe una tale modifica del sistema climatico che sarebbe come dire un pianeta diverso da quello attuale. Quindi riuscire ad adattarsi in soli 80 anni a qualcosa di questo tipo sarebbe molto 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 difficile.
E gli ultimi 10-15 minuti volevo passarli a spiegare che per fortuna il business as usual è sicuramente possibile, siamo in quella traiettoria, ma è evitabile. Evitabile appunto con quello che è stato, diciamo, identificato nell'accordo di Parigi del 2015, questo obiettivo di mantenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi rispetto a valori preindustriali. E come avrete sentito, questo richiede un raggiungimento delle piccole emissioni nel 2015, è stato detto questo, quindi il 2020 all'epoca era ancora da venire, un raggiungimento delle piccole emissioni del 2020 e poi sostanzialmente zero emissioni entro il 2050, che è più o meno il mantra che tutti ascoltiamo. E quindi questi 2 gradi sono la soglia che noi chiamiamo soglia di pericolo, cioè al di sopra di questi 2 gradi tutti gli effetti dei cambiamenti climatici sarebbero così gravi che sarebbe troppo difficile o troppo costoso o insomma non fattibile di adeguarsi, di adattarsi in maniera adeguata a questi cambiamenti climatici. E vediamo quello che sta succedendo. Queste sono le emissioni di CO2 dal 1900, vedete abbastanza piatte fino alla Seconda Guerra Mondiale, vedete queste piccole diminuzioni. Questa è la crisi, qualcuno di voi ricorderà la crisi energetica degli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, il presidente Carter, il mitico presidente americano. Questa è la crisi finanziaria del 2008. Vedete come sono aumentate in maniera molto veloce. Questo è il Covid. Tecnicamente il Covid ci ha fatto stare dentro l'accordo di Parigi, no? Il picco nel 2020. Purtroppo non ho il dato, ma ho letto, non ho qui, ma nel 2021 siamo tornati a livelli praticamente uguali al pre-Covid, ed è ripreso il forte aumento di questa curva. Quindi purtroppo siamo ancora lontani dall'accordo di Parigi. Il problema principale è questo qui. Queste sono le emissioni per diversi paesi. Vedete che in Europa, questa linea verde, le emissioni ormai già da tempo sono in fase di diminuzione, sia perché la famosa transizione ecologica è ben avviata, sia perché abbiamo spostato tutte le industrie in Cina o in altre zone del mondo, e quindi chiaramente l'Europa emette di meno, quindi diciamo è virtuosa per modo di dire. Come vedete, anche negli Stati Uniti c'è una diminuzione delle emissioni, nonostante le posizioni di alcune amministrazioni. Questo perché? Perché ormai l'economia verde, anche dal punto di vista economico, è diventata del tutto competitiva con l'economia fossile. Il problema è questa curva rossa. Queste sono le emissioni della Cina, per esempio. Questa curva arancione sono le emissioni dell'India, è quella che sta crescendo più di tutte, soprattutto questa curva nera tratteggiata, che è il resto del mondo, Africa, Sud America, Sud-Est asiatico, che sono in forte crescita e quindi in questo caso le emissioni sono ancora molto importanti. Tutto il punto del dibattito è questo: come far sì che questi paesi, che hanno tutto il diritto al loro sviluppo, possano farlo nell'ambito di un'economia verde. Sostanzialmente i paesi industrializzati devono aiutare i paesi emergenti con un trasferimento tecnologico a costi sostenibili per questi paesi, per far sì che anche loro possano utilizzare la cosiddetta economia verde. È tutto lì il dibattito, è tutto lì dove il dibattito poi alla fine tende a cadere. Magari se c'è qualche domanda ne possiamo parlare un po' di più. E cos'è l'economia verde? Più o meno la vedete qui, o la famosa transizione ecologica. La cosa principale è la cosiddetta decarbonizzazione del sistema energetico, quindi passare da energia prodotta sostanzialmente da combustibili fossili. Oggi circa l'80% dell'energia globalmente viene da poco meno dell'80% da fonti fossili, soprattutto
più o meno ugualmente petrolio, carbone e gas naturale. Il carbone sta andando giù, il gas naturale sta andando su, ma insomma siamo attorno all'80%. Quindi passaggio ad energie rinnovabili, qualcosa in Europa sta avvenendo, ma nel resto del mondo ancora molto di meno. Efficienza energetica, non se ne parla molto, ma oggi noi spendiamo circa il 60% dell'energia prodotta, che è un valore assurdo. Uno dei motivi per cui sprechiamo tanta energia è che ci affidiamo ancora molto a motori a combustione interna, quelli nelle auto o nelle caldaie che riscaldano le nostre case, che rispetto a motori elettrici hanno un rendimento molto più basso. Quindi già elettrificare la nostra vita, i nostri sistemi, porterebbe a un forte aumento dell'efficienza energetica, a prescindere da come l'energia viene prodotta. Chiaramente deve essere prodotta da fonti rinnovabili. Economia a chilometro zero, riforestazione. Oggi la deforestazione contribuisce circa il 10% del problema, quindi riforestare non lo risolve, anche se molti dicono piantiamo miliardi di alberi, sicuramente non è sufficiente. Economia circolare, quindi riciclo delle risorse e così via. E anche la parte dell'alimentare, perché appunto il metano, l'importante gas serra, che oggi contribuisce circa il 16% del problema, la fonte principale sono gli allevamenti intensivi, quindi sia la riduzione degli sprechi di cibo, circa, oggi noi spendiamo circa il 30%, sia passare ad una dieta più mediterranea. Come vedete, io non ho messo il nucleare in questo insieme, perché quello richiede tutta una discussione molto lunga, magari tutta un'intera altra lezione, magari solo su quello. Poi c'è la produzione dell'idrogeno verde e così via, ne possiamo parlare se ci sono delle domande. Vedo che il tempo corre, quindi volevo chiudere 2 minuti solo con un ultimo messaggio, cioè perché è importante agire presto. Qui si parla del 2050, del 2100, però sentite anche, sì, ma non possiamo aspettare, i prossimi 10 anni sarà troppo tardi, eccetera. Allora, spiegarvi perché. O meglio, che cosa si intende? Non è che fra 10 anni finirà il mondo o così via. Si intende più o meno questo. I gas serra, soprattutto la CO2, hanno un tempo di vita molto lungo in atmosfera, dell'ordine di un centinaio di anni. Significa che le molecole CO2 che noi emettiamo oggi, dopo tutti gli scambi con gli oceani, la fotosintesi e così via, in media rimangono lì per un centinaio di anni. Quindi il clima di oggi, dal punto di vista dei gas serra, dell'effetto serra, non dipende tanto da quello che emettiamo oggi, ma da tutto quello che è stato emesso negli ultimi, no, centinaio di anni. Quindi quello che importa non sono le emissioni. Chiaro, importano anche le emissioni in determinato anno, ma sono le emissioni cumulative negli anni. Ed esiste una relazione molto semplice che vedete qui, che è stata trovata sia nei dati del passato, sia nei modelli del futuro, che ci dice che circa 1000 gigatonnellate di emissioni di CO2, questo include solo il CO2 perché il metano ha un tempo di vita più corto, circa 12 anni, quindi se si smette di emettere il metano, il metano poi si equilibria abbastanza rapidamente. Invece la CO2 no, continua ad aumentare. Circa 1000 gigatonnellate di CO2 corrispondono a circa mezzo grado di riscaldamento globale. Ecco, voi potreste dare ai vostri studenti un esercizio molto semplice che si può fare con forse anche con carta e penna, ma sicuramente con un programmino, magari può farlo ChatGPT molto facilmente, ma insomma possono farlo anche gli studenti. E sapendo quanta CO2 emettiamo oggi e sapendo che vogliamo andare a zero emissioni nel 2050 e sapendo che già abbiamo riscaldato il clima di circa 1 grado e non vogliamo magari eccedere 1,5 gradi, che è l'obiettivo più stringente di Parigi, quale dovrebbe essere la traiettoria delle emissioni? Io, o meglio, un mio studente ha fatto questo piccolo esercizio e questa è la traiettoria. La traiettoria è, oggi stiamo mettendo circa, come avete visto, 35 gigatonnellate, abbiamo zero al 2050, noi abbiamo calcolato che se
le emissioni fossero ridotte circa 3% l'anno, ci sarebbe un ulteriore riscaldamento minore di 0,5 gradi, che più il grado è qualcosa che ci siamo già giocati, arriviamo a 1,5, quindi siamo all'interno dell'accordo di Parigi. Quello che conta in questa curva è sì questo valore finale, ma è soprattutto la somma di tutti i valori negli anni. E per i professori di scienze è l'integrale sotto questa curva, che in realtà non è una retta, ma 1%, 3% l'anno sarebbe diversa da retta, ma io non sapevo come farlo in PowerPoint. Comunque, diciamo, indicativamente è l'area sottesa da questa curva. Allora, se noi aspettiamo, diciamo così, 5 anni, diciamo per 5 anni le cose continuano e poi arriviamo a zero emissioni nel 2050, succede questo. Noi per altri 5 anni andiamo su e poi arriviamo più o meno a 2050, sempre con una curva più o meno lineare, diciamo così. In questo caso abbiamo sforato l'obiettivo di Parigi perché abbiamo aggiunto a questa area, quindi a queste emissioni cumulative, abbiamo aggiunto l'area rossa. Quindi sì, siamo a zero emissioni 2050, ma abbiamo aspettato troppo. Abbiamo superato quella famosa soglia di pericolo. In altre parole, se aspettiamo, poi dobbiamo fare questo. Se aggiungiamo dell'area da questo lato, dobbiamo elevarla dall'altro lato. Quindi non è più zero emissioni nel 2050, ma sarà zero emissioni quel che sia, 2045, quel che sia. Quindi più aspettiamo, più sarà difficile, più avremo bisogno di implementare misure drastiche per stare all'interno dell'accordo di Parigi. Quindi per fare un analogo con la pandemia, quello che è successo nella pandemia, se vogliamo evitare l'analogo di un lockdown, è meglio che ci diamo da fare adesso, perché altrimenti sarà troppo difficile riuscire a stare al di sotto di quella che oggi viene considerata la soglia di pericolo sugli effetti dei cambiamenti climatici.